Quindi a questo punto io direi di far saltare il circuito e teoricamente la casa di ossidiana dovrebbe aprirsi con il tesoro che c'è dentro. Quindi bye bye belle torce di redstone. E ora, oddio, perché lampeggia tutto? Che sta succedendo? Oh no! Ecco, lo sapevo. Luca, per favore, dimmi che sei in caso d'emergenza. Esci fuori subito, Luca. Aspi, cosa c'è? Luca, ci sei? C'è un incendio? No. È morto qualcuno? Forse anche. No, morto ancora. No, però potrebbe mancarci poco, Luca. C'è qualcosa di molto grave che è successo. È tutto tranquillo dalle tue parti? È tutto tranquillo qua in giro. Non c'è niente di strano. Per adesso, insomma, il villaggio è a posto. Sei sicuro? Cosa c'è? Perché da me è passata un'orda di barbari. È fuoco? Anzi, peggio di barbari. Lì in fondo. Vedo una fiammella. Forse sì. Ora ti mostro cosa è successo. Oh. Hai visto? È successo che sono andato a raccogliere le margherite. E quando sono tornato. E ti ha preso fuoco casa. Margheritine in mano. Non solo, Luca, magari. Ho trovato questi cactus piazzati così a casaccio. Molte cose che avevo dentro casa sono sparite. E poi della lava. Qualcuno ha piazzato della lava all'interno di casa mia. Che cosa? Hai visto qui? Oh oh. No, questo non l'avevo visto. Mi hanno pure griffato la casa con l'ossidiana. Hanno fatto una faccina che ride. Sono stati per forza dei griffer. Avevo il sospetto che ci fosse qualcuno in giro, Espi, che stesse qua vicino a vederci e pronto a rubarci tutti gli oggetti. Perché sai cosa è successo? L'altro giorno ho trovato un paio di mucche scomparse nel mio allevamento. E non lo so perché è successo. Mi sa che c'è qualcuno qua vicino. C'è qualcuno che ci sta derubando, che si sta prendendo gioco di noi, Luca. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Solo un modo. E se non facciamo subito queste cose, potrebbe succedere anche la tua casa. La tua casa è fatta tutta di legno. Prova a pensarci. Non può succedere. Già la tua casa è stata abbastanza, Espi. Dobbiamo passare all'offensiva. Hai ragione. Meglio, alla difensiva offensiva. Dobbiamo fare la difesa migliore che tu abbia mai visto, Espi. Sai come ci si difende in questi casi? Non lo so, picchiandoli con le margherite. No, con le margherite sicuramente non no. Non possiamo mica stare qui ad aspettarli. Cosa facciamo? Siamo qua tutto il giorno ad aspettare che passi. Non ci potrebbero volere giorni. Delle trappole? Oh, bravissimo. Disseminiamo tutta la pianura di trappole. E appena qualcuno arriva, tan! Lo catturiamo. Perfetto. Lo facciamo allora fuori. Mettiamoci al lavoro. Sì, ma aspetta, tu hai qualche idea di che trappole fare? No, a dire la verità, dovremmo non lo so, tirar fuori la fantasia e inventarci qualcosa di nuovo. Aspetta, ho un'idea. Lo sai qual è il miglior modo per tirar fuori la fantasia e creare qualcosa di eccezionale? Sfidarci l'uno contro l'altro, perché la competizione ci permette di creare trappole. Vuoi intrappolarmi? Ancora? Ma sì, ma temporaneamente, giusto per provarle. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ti piace come sfida? Mi piace come idea, però facciamo tipo le migliori trappole che entrambi abbiamo in testa e poi le testiamo. Esatto. E le migliori le disseminiamo ovunque. Oh, eccoti qua, Luca, hai finito di sistemare. Cos'è questo posto? Già, è praticamente finito. Ho preparato un campo di prova, Espi. Qua puoi far esplodere, piazzare tutto quello che ti pare entro il perimetro, perché sennò poi mi distruggi la casa. E ho preparato un po' di risorse. Davvero? Così possiamo avere una sfida. Oh mio Dio, ma sono tantissime queste risorse. Cosa ci possiamo fare? Sono le scorte personali. Mamma mia. È abbastanza semplice. Prendi quello che ti serve. Non tutto, okay. Perché serve un po' anche a me. Ok, un po' di TNT, dell'acqua. Ok, quindi vabbè, io faccio un pochino di tutto. E poi vediamo cosa riusciamo a inventarci. Facciamo così, facciamo tre trappole a testa. Così vediamo quale sarà la trappola migliore. Ok, penso di aver preso tutto quello che mi serve. Iniziamo? Almeno spero. Io sono pronto. D'accordo, io sto qui. E tu stai in quell'altro angolo. Mi raccomando, non spiare quello che faccio, altrimenti non ci cadi le mie trappole. No, tranquillo. Penso di iniziare con qualcosa di molto semplice qui, ma aprire questa porta non sarà affatto facile. Luca, invece, tu come te la stai cavando? Come sta andando lì? Bene, non preoccuparti. Davvero? Non spiare troppo che ti rovini la sorpresa. Ok, d'accordo, ma hai già costruito una sorta di Torre Eiffel, là, è pazzesca quella cosa. Ok, il meccanismo per aprirla direi che qui ci può stare. Perfetto così. E ora ho una mezza idea. Come va lì sotto? Tutto bene, Luca, non spiare, per una cosa segreta. Meno tu spiare, però puoi guardarmi, ciao. Oh mio Dio, ma cos'è quella cosa? Ci ha messo dei blocchi di diamante d'oro lì in cima. Cosa? Cos'è? Vuoi regalargli le tue risorse al posto che fare delle trappole? No, Luca, ma stai fuori di testa. Tranquillo, potrebbe essere un'esca, forse. Oh, è un pesciolino in saccoccia. Oh sì, questa sarà una parte integrante del mio meccanismo segreto. Della trappola più difficile che tu abbia mai immaginato, Luca. E tu fai le trappole con i pesci? No, tu lo fai con gli smeraldi. Io lo faccio con l'oro, il diamante, smeraldo e lapislazzuli. Tiratela di meno. Un bel pesce qui. E ora sistemiamo. Oh, perfetto.
perfetto. Posso venire a vedere? Stanza è no, non è ancora. Non è ancora. La mia è dai, finita. Ma come è finita? Ma non hai fatto nessun progresso rispetto a prima. Inizia la seconda allora. Mi sembra. Io sono quasi alla fine della prima. È tutto nascosto. Ok, allora inizia la seconda. Dai, inizia la seconda, su. Gli ultimi blocchi. Ed ecco che la mia prima trappola è pronta. Ma non guardarla, Luca, perché per il momento può essere abbastanza tranquillo. Abbastanza riconosciuta. Tu come te la stai cavando? Oh, io? Hai scavato. Non guardare. Ma vai via, vai via. D'accordo. Ma cosa hai fatto? Una cava di marmo hai lì. Va bene, dai, io mi dedico alla mia seconda. Direi che la casa da difendere con questa nuova trappola è praticamente conclusa. E ora dedichiamoci al succo di questa trappola. Cosa fa? Cos'è quella cosa? Ma quella è una finta casa. La mia è una vera casa. Sembra, è una verissima casa. Vedo anche i circuiti di redstone. Cerca di coprirli, Luca, altrimenti si possono vedere molto facilmente. Io nel frattempo mi dedico a rendere questa casa molto molto speciale, a creare una trappola veramente veramente cattiva. Espi, questa trappola qua non ha idea di cosa sia. Ah, vero? E nemmeno tu sai cos'è la mia trappola. Ti dico solo che ci permetterà di guardarli in faccia quei brutti griffer che ci vogliono distruggere tutto. Guardarli in faccia addirittura, senza che loro ci possano fare più del male? Beh, circa, insomma, ci permette, insomma, di catturarli vivi. Dovrebbe essere tutto pronto qui. Ora non mi rimane che nascondere le prove. Ha costruito qualcosa di veramente cattivo. Chissà se riuscirei a capire in cosa consiste prima di caderci dentro come un pollo. Ok, io. Facciamo assolutamente così. Oh, sì, vai blocchino. E ora così. E infine un piccolo tocco di classe. Ehi, guarda chi sta così. Sbucando da sottoterra. Oh, yes. Come sbucando sottoterra? Cosa stai facendo lì? Ah, l'hai migliorata. Non ti puoi ora avvicinare. Ora finalmente ho via, via. Perché non me ne posso avvicinare? È segreto qua sotto. È segreto, adesso. Segreto, davvero? Non posso nemmeno vedere? No. Ho intravisto qualcosa interessante. Della paglia? Vabbè, non importa. Comunque, Luca, io a questo punto inizio a fare la terza trappola. Tu sei ancora la seconda? Dai, ti conviene darti una mossa, però. Oh, questa è decisamente diversa dalle altre. Ma secondo me è una delle più cattive. Luca, non affacciarti se vedi un buco gigante in mezzo a tutto Sono il nostro occupato, campo tranquillo. Di trappole. Sei occupato a far cosa? Un'altra delle tue trappole stupide? Stupide? Stupide! Sì, non perché le mie vinceranno stupido. Questa competizione. Mamma mia, lo so già, saranno stupende. Ok, ci sono quasi. Però Luca, io avrei una piccola curiosità. Hai a disposizione, non lo so, dei mob con cui fare delle trappole? Ma hai già fatto dei quella mob. Roba mentre io ero distratto? Sì, Vabbè, dei mob. Veloce. Ah, uno spawner, un qualcosa per riuscire a usare dei mob. Sì, sai, oh, dovrei avere qualcosa a casa. Espi, che c'è? Vieni. Oh. Ti ho portato i tuoi spawner. Ragni, zombie e scheletri. Sono vuoti per... Ah, ok, sono che divisi, vuoti. Perfetto, perfetto. Ok, adesso decido quale utilizzare, ma penso di avere già una buona idea. Penso che questo sia il posto perfetto per far entrare i mob in scena. Oh sì, perfetto. E ora... Oh, sì. Oh, no. Ah, no, mi sa che devo farla... Ah, no, oh, fai bravo! Non è il momento. Non è il momento di far scattare la trappola. Cosa sta succedendo? Espi, niente? Aia, aia. No, no, no. Hai una torcia? Mano. No, non serve una mano. Altrimenti poi si rovina la sorpresa. Sciò. Un altro po' di ragnatele qui e lì. E dovremmo essere praticamente a posto. Dai, che ho finito. Finito anche questa. Mi piace come cosa. Cos'è una combinazione? A me non voglio saperlo, Luca. Sei pronto a far iniziare questa sfida fra le nostre trappole? Certo, ma facciamo finta che sei un guerriero esperto. Quindi hai un piccone, piccone. Hai un'ascia. Aspetta che butto tutto questo qua. Zappa, c'è una pala? Una pala, sì, ce l'ho una pala, perfetto. Quindi tu hai tutti gli strumenti. Quindi puoi scappare da praticamente qualsiasi situazione, no? Sei un griffer esperto che vuole rubare tutti i nostri diamanti. E quindi vedi la nostra casa e provi a entrare. È di legno, cioè, non entrerei mai in una casa di legno. Però provo a entrare. Oddio! Che dove sono finito? Luca? Che succede? Dove sono finito? Salve. Oh mio Dio. Ma aspetta. Aia, sto morendo. Però no, sono ancora in vita. È fatta apposta per tenerti vivo e non puoi scappare. È vero, sto provando a scappare. La paglia ma continua a essere troppo veloce per i miei Sai strumenti. Sai perché? Sai perché? La paglia si rompe a la stessa velocità con qualsiasi cosa la rompi. Quindi è praticamente indistruttibile quando vieni spostato. E come faccio a uscire a questo punto, Luca? Anche se hai tutto di diamante. Quello non ci ho pensato. Ci sto provando con qualsiasi cosa. Tiro fuori. Beh, al massimo anche ci se avessi tutto neanche il diamante il vetro posso spaccare.
neanche il vetro. In realtà se ci provi con qualche cosa super incendiata ce la fai. Ma comunque, guarda, te lo spacco io, non riesci a uscire. È vero, è una maledizione, posso provare a morire. Adesso aspetta, ti aiuto. Aiutami, cosa ho dato un cuore. Oh, mezzo cuore, non ci credo. Va bene, sono sopravvissuto e questa è la cosa importante. Vabbè, te sei fatto di carta pesta, ma la cosa bella è che questa la terrebbe vivo un griffer finché non arriviamo noi e possiamo arrivare qui a sbeffeggiarlo, a prenderlo in giro, a rubargli tutto. Mi piace tantissimo come idea, ma ora dammi qualche cotoletta di maiale, va, che sto morendo di fame. Sì. E ora, Luca, ti voglio mostrare un'altra trappola parecchio bella, perché devo dire che questa mi è piaciuta particolarmente, anche abbastanza crudele verso i nostri avversari, i nostri griffer. Ti voglio mostrare questa. Niente, questa è soltanto, no, questa ora è per velocizzare. Luca, questa è per velocizzare, altrimenti ci mettiamo anni a testare questa cosa, capisci? Allora, praticamente questa non è una trappola, diciamo, che è un indovinello, capisci? È un indovinello e tu hai già capito un pochino troppo, ok? Serve un pesce per aprirla. Scusa, che trappola è? Dammi una canna da pesca. Va bene, d'accordo, soltanto perché sei stato bravo a capirlo sin da subito. Madannazione. Vabbè, ti metti qua a pescare. Facciamo che io lo guardo un pochino da lontano, Luca. Cioè? Devi aspettare. Vabbè, il pescino che abbocchi. Le mie doti di super pescatore. Basta, adesso arriva un pesce. Super pescatore dove? Oh mio Dio, mi ha quasi sfasciato la mia trappola. Cosa è stato? L'hai attivata te? No, assolutamente. È un meccanismo automatico. Il lamo è scivolato lungo la corrente e poi attivato una pressure plate sotto. Qui in fondo. Hai visto? Che meccanismo. No, vabbè, era attaccata là. E uno si fa tutto figo, vuole venire qua a pescare, butta l'amo e poi... Boom. Bisogna prestare sempre attenzione dove va a finire proprio amo, Luca. Ok, le precauzioni non sono mai abbastanza. Ricordatelo, Mi è piaciuta, ma sai cosa ti piacerà? Vieni, che vieni. Cosa mi piacerà? Oh. La mia torre dei diamanti. Torre della ricchezza. Non posso fartela vedere, cioè, visto che non posso spiegartela dopo che l'attivi come trappola, insomma, vorrei sapere cosa faresti tu. Beh, allora, io onestamente, non lo so, metterei qualche blocco, magari non la TNT, magari qualche blocco sotto. Questo? Esatto, un po' di terra, capisci? Farei un pochino una scaletta verso l'alto fino a raggiungere... Arrivi su e ti rubi tutto. Ci sta. Essendo una torre, però, adesso ti spiego cosa succede. Noi siamo nella nostra casetta, no? E la teniamo d'occhio. Appena vediamo che qualcuno sta salendo... Vieni. Guarda. Quindi, è una torre che nasconde una sorpresina. Non sarebbe così col vetro. Sarebbe tutto chiuso, ma per farti capire come funziona. Noi arriviamo qua... perché stiamo vedendo il tizio salire. Il tizio è su. Magari ci spara qualche freccia, ma non sa che noi spacchiamo qua sotto. Attiviamo questa leva. E guarda là sopra cosa c'è. Un meccanismo, una sorta di reazione a catena che porta la TNT lì in cima a esplodere e fare un bel botto. Prova a salire. Provo? Perché io sono esploso No, provare a salire? No, non sono mica stupido. Voglio invece godermi i fuochi d'artificio. Vediamo. 3, 2, 1, fuoco! Guarda lì. Che porto! Mamma! Oh no! Ok, forse ha rischiato di far saltare. Non sarebbe sopravvissuto nessuno, però, eh? Decisamente nessuno. E poi anche la caduta è devastante. E ora, Luca, guarda, questa è una trappola notturna. Cos'è? Ho scelto il momento più adatto per mostrartela. È un qualcosa di particolare. Posso guardarla da fuori? Puoi guardarla da fuori, addirittura. È una sorta di... è fatto... Cioè, in realtà, uno forse me lo sono dimenticato. E due, anche perché non è così importante. Questa porta è soltanto una finta, capisci? Siamo esplosi. Dai un'occhiata con attenzione a questo posto. Un letto. Guarda, c'è qualcosa di particolare. Questo, segreto, lo puoi vedere... Dietro. Ma come hai fatto a notarlo subito? Volevo farti credere che fosse uno specchio o qualcosa di simile. Ma in realtà sembra, subito notato. So che non esistono gli specchi, Espi. E poi si vede chiaramente hai che c'è un letto. Hai visto cosa dietro. C'è lì dietro? Vabbè, ma cos'è un coso segreto? No, aspetta, tu hai visto soltanto il letto lì dietro? Ah, no, c'è una chest. Aspetta, hai visto la chest? No, non riesco. Non riesci a prendere la chest da qui? Ah, ho capito. I griffer sono stupidi e quindi stanno tipo di qua o non lo so cosa. Mentre noi che siamo intelligenti possiamo arrivare a tutte le ricchezze andando nel letto, giusto? Esattamente. Un modo per nascondere le nostre ricchezze oltre che trappole. E quindi in realtà un esperto come noi due, in realtà come me, si mette qua, va lì sul letto. No, e via, perché non mi sono alzato prima? E fa un bel salto in aria.
Sei schiattato malissimo. Un posto segreto. C'era un posto segreto, ma la cesta era vuota ed era tutto uno stratagemma per portarti nella tomba, Luca. Buonanotte. Non li ho mai visti i letti esplosivi io, però. Si fa semplicemente con un observer. È molto molto semplice. Vedi, Luca, è molto semplice. Quando qualcuno si mette a letto, l'observer vicino capisce che lui è a letto. Però era stranissimo, cioè non l'avrei mai capito. Cioè, che ti rimette che dormendo esplodi? Per fortuna, allora vuol dire che è una buona trappola. Mentre questa cos'è? Oh, ho già capito, questa è una trappola a combinazione. Con queste leve bisogna beccare. Ma non è una trappola. Chi è che si mette a fare la combinazione così? Ma infatti il problema è che se prendo... Cosa c'è dentro? Se sbaglio combinazione, magari... Esplode tutto. No, quelle cose stupide che, tipo della combinazione che sbaglia. Cosa tu prova. Ma io ho provato qualcosa, però è impossibile azzeccarla così a casaccio. Cioè, è veramente assurdo. Ok, tu fai finta di essere un Griffer, sei spietato. Cioè, le tue armi sono il tuo piccone, il tuo accendino e la TNT. Quindi cosa fai? Allora, piccone, accendino e TNT mi faccio. Ma è ossidiana. Insomma, non è che puoi spaccare e arrivare alla chest. Beh, intanto posso vedere che qua c'è un bel circuito, quindi spacco tutto e magari elimino il circuito. No circuito, no problema, che dici? Quindi a questo punto io direi di far saltare il circuito e teoricamente la casa di ossidiana dovrebbe aprirsi con il tesoro che c'è dentro, quindi bye bye belle torce di redstone. E ora, oddio, perché lampeggia tutto? Che sta succedendo? Oh no! Ecco, lo sapevo. Quando lampeggia di rosso non è mai una buona cosa. Hai capito come funzionava, Espy? È fatta apposta solo contro i Griffer, solo contro chi vuole distruggere il circuito. Si autodistrugge. Ora andiamo a vedere la mia ultima trappola e poi vediamo chi sarà il miglior trappolaio di sempre. Ma ora, Luca, ti voglio mostrare un'altra trappola molto, molto cattiva. E l'ho dedicata a te questa trappola. Sai perché? Perché tu odi i salti con i blocchi sopra la testa. Lo so che quelli sono odi. I peggiori. Che fastidio quando c'è il blocco sopra e tu fai ni e non riesci a saltare. Scusa, chi è che si mette a saltare così, Chi è che lo non fa? Non lo so, Luca, ma tu, diciamo, con le testate e i blocchi sopra la testa non andate sicuramente d'accordo. Cosa hai fatto? È una sorta di misto parkour, perché il tuo obiettivo sarà quello di superare questo percorso, capisci, Luca? Ok, ci sono un po'. Ce la puoi fare? Questo. Sì? Oh, porca miseria, fanno male anche a me. Questo è un pozzo senza fondo, pieno di ragni. Ci provo? Spawnano in continuazione e sono veramente affamati. Sì, Luca, provaci. E la sai la cosa più bella è che ora posso guardarti mentre piano piano affondi nell'oscurità e vieni divorato dai ragni. Quindi vai in via, questo caso dammi la mano, ho capito. Ma come funziona? Posso darti la mano? Ormai sei caduto nelle ragnatele. È la tua fine, Luca. Alla prossima, bye bye. No, ti aspetto, respawna e vediamo chi ha vinto questa sfida. Sì, ma sbrigati a morire. Oh, eccoti qua tornato, Luca. Allora abbiamo concluso tutte le nostre sei trappole. Secondo me le mie sono state le più efficaci e anche le più cattive. No, quella dei ragni è stata veramente vuoi crudele. Vuoi mettere quella della paglia? Guarda che roba c'è sotto. Guarda, ho capito, la tua era molto molto complessa in effetti. È stata fatta molto molto bene. Vabbè, facciamo una cosa. Lasciamo che siano i nostri cari spettatori a decidere il miglior trappolaio fra noi due. Bisogna decidere quale mettere. Assolutamente. E la trappola vincitrice sarà ovviamente la nostra trappola principale contro i Griffer giocatori. Questa è quella che odio di più di tutte, comunque. Cioè, davvero? Questa, se solo la vedo, corro. E sai che ci ho messo anche un bel po' di impegno a farla. Davvero? Ma ti manca così tanto, perché non ci fai un tuffettino? Lo so che mi odi, è inutile che lo dici. Bye bye, alla prossima, Luca. Tanto. No, la spada di diamante non la tiri fuori. È scorretto.